Amici di Attisport 24, ben ritrovati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Ritroviamo con grande piacere oggi in nostra compagnia Manfredi Jula, difensore dello Sporting Club Tuscolano. Ciao Manfredi, bentornato. È un piacere di averti nostro ospite. Ciao Andrea, è un piacere mio come sempre. Allora, partiamo nella nostra chiacchierata da quella che è la base di partenza di tutte le puntate di 2 metri, ovvero quella che è stata la vostra ultima uscita ufficiale, il match giocato e perso in maniera molto netta nell'ultimo turno contro la capolista Roma Visnova. Quali indicazioni vi ha lasciato questa partita? È una partita che ha, come al solito, mostrato tutti gli aspetti negativi della nostra squadra, quindi anche durante gli allenamenti a noi capita spesso e volentieri di allenarci con la Visnova e quando ci alleniamo con loro vengono fuori tutte le nostre criticità. E da lì appunto abbiamo colto l'occasione per poi rivederle anche e riuscire a focalizzarci su quelle che sono poi quelle più eclatanti proprio in vista della partita di sabato, dove non c'è proprio concesso sbagliare, quindi siamo andati a rivedere quelli che sono i nostri, diciamo, punti deboli che grazie al Visnova, diciamo, escono fuori con più evidenza. Diciamo che siete quasi debitori nei confronti dei ragazzi allenati da Calcaterra perché stimolano i vostri meccanismi di crescita e vi pungolano poi a dare il meglio. Sì, infatti è stato argomento di discussione all'interno della squadra questa cosa di quando ci allenavamo anche contro Visnova, che tutte queste criticità appunto venivano fuori e alla fine ci siamo detti, ma alla fine, cioè, se vengono fuori così evidente contro Visnova, noi possiamo lavorare e focalizzarci su quelli che sono poi i nostri punti deboli e quindi diciamo sì, ci hanno aiutato tanto in questo anno. Come avete analizzato il match quando vi siete ritrovati con Mister Neroni alla ripresa degli allenamenti? Abbiamo visto quelle che sono poi tutte le nostre problematiche, quindi magari che ne so, ti faccio alcuni esempi, l'accelerare in attacco, non gestire bene determinate questioni. Poi appunto contro Visnova, che sono allenatissimi, non hanno quasi punti deboli, hanno tutto preparato, sempre tutto sotto controllo, non è semplice giocare contro squadre del genere e comunque però ti dà sempre più spunti per riuscire a cercare una falla in quello che è un sistema molto congeniato. Certo. Siete in piena corsa, perché dopo un buon frangente c'è stata magari qualche sconfitta di troppo, siete impegnati in questa lotta per la conquista della salvezza. Quanto manca per tagliare il traguardo? Questa è una bella domanda, uno da buon scaramantico non ti dovrei rispondere, però diciamo che ci auguriamo di riuscire nell'arco delle prossime 2 o 3 partite finali a portare a casa una situazione che ci dia la tranquillità e questa salvezza diretta tanto agognata, anche perché sarebbe proprio uno stimolo nei confronti dei ragazzi di Tuscolano che magari a differenza mia che qualche campionato l'ho fatto, loro invece è il primo vero campionato di A2 che fanno e riuscire a concluderlo con una salvezza diretta comunque dà un sacco di stimoli. Adesso calco un po' la mano sulla tua età anagrafica, mi perdonerai. Ti chiedo, prima di entrare nel vivo dell'analisi della prossima partita, è sicuramente una caratteristica è quella dei tanti giovani presenti nelle due rose. Allora, in un match in cui i giovani dominano la scena, quale ruolo secondo te potranno recitare i giocatori più esperti? Dall'altro lato c'è qualcuno dei tuoi, troverai anche degli ex compagni, no? Tra Sì, gli esperti. assolutamente, sì, sarà. Come hai detto bene tu, è un discorso di esperienza. Se loro, i giovani ci possono mettere il carattere, la voglia, la grinta e magari peccare da qualche punto di vista tecnico-tattico, noi vecchi dobbiamo Senatori metterci. maturi, io non ho usato questo termine. Allora, da vecchi rende più l'idea. E noi vecchi dobbiamo dare la gestire, magari aiutare a gestire, mettere quelle che sono le nostre esperienze a favore, a servizio di questi ragazzi più giovani, anche proprio per un discorso di crescita soprattutto. Assolutamente. E veniamo, come direbbero i latini, in medias res. Sabato vi attende quello che è uno snodo cruciale, 3 partite alla fine, sfida salvezza, teatro La Scandone, incrocio con l'Actis Acqua Chiara, che lo ripeto, è una parte del tuo recente passato, è una Grazie. formazione
in crescita, è reduce da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 uscite. Sta giocando veramente bene, lotta con il coltello tra i denti. Che partita ci dobbiamo aspettare? Beh, sicuramente è un'ottima partita, è una gran bella partita, soprattutto anche da vedere. Probabilmente sarà proprio una partita, come hai detto tu, da coltello tra i denti, perché loro comunque hanno bisogno di punti, sono in cerca di punti e stanno facendo punti, soprattutto ultimamente. Quindi sull'onda di questo entusiasmo, nonostante l'età anagrafica, come facevi giustamente notare prima, possono e devono e sicuramente ci metteranno in difficoltà. Noi dovremo essere bravi a riuscire a contenere questa loro grinta in tutti i modi, e magari anche perché senza. Oddio, che sta succedendo? Anche perché, come dicevo prima, a noi questi punti ci servono. Certo. Quali saranno secondo te i fattori decisivi per portare a casa la vittoria che, ricordiamolo, vale oro sia per voi che per loro? I punti decisivi, allora, sicuramente dal nostro punto di vista, che ovviamente sono quello che sto portando avanti, Tiri acqua al tuo mulino, sarà. diciamolo in maniera anche abbastanza opportunistica, ma comprensibile. Tiri acqua al tuo mulino. Esatto, grazie. E praticamente bisognerà sicuramente fermare quello che è il loro punto di forza, ovvero i contropiedi, questa grinta che portano sempre fino alla fine di ogni partita, non si danno mai per vinti, quindi dovremo essere bravi a tamponare queste loro continue uscite. E poi deve essere una partita che deve essere gestita e sistemata nei punti giusti. Chiudiamo con un'ultima battuta. Quali sono i ricordi più belli che conservi del periodo in cui hai indossato la calottina dell'acqua chiara? Soprattutto i ricordi del gruppo che avevamo l'ultimo anno prima che scoppiasse il Covid. Tant'è vero che ancora ci sentiamo, ancora ci vediamo. Io poi mi fermerò a Napoli dopo la partita, tanto per far capire cos'è questo sport. Uno si può allontanare, può cambiare squadra, possono passare gli anni, ma comunque si rimane sempre molto, molto legati. Quindi, Certo. diciamo, i ricordi più belli sono quelli legati al gruppo, sia in acqua che fuori dall'acqua. Va bene, e con questa parentesi affettuosa e molto delicata, chiudiamo la nostra chiacchierata. Ringrazio Manfredi Chiula per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Manfredi, grazie. Ciao, grazie a te.